Di recente mi è capitato di parlare con tantissimi fotografi e aspiranti tali e a tutti ho posto una domanda. Qual è stato il più grande ostacolo che hai trovato all'interno del tuo percorso? E ognuno di loro, chi più chi meno, aveva risposte che sono riconducibili a una e una soltanto causa, e cioè la paura del giudizio degli altri. Credo davvero che questa sia una piaga sociale e oggi voglio parlarne insieme per cercare in qualche modo di arginarla. Prima di iniziare però lascia che mi presenti, io sono Michael, fotografo ritrattista e content creator da ormai diversi anni e su questo canale ti parlo di fotografia, ma non solo dell'aspetto tecnico, delle macchine fotografiche che sì, mi interessa, ma fino a un certo punto. Invece mi piace molto di più investigare l'emozionalità e il mondo interiore che il fotografo vive ogni giorno nella sua fotografia, perché credo davvero che in qualche modo più il viaggio dentro se stessi sia onesto, più le proprie fotografie saranno migliori. E quindi oggi voglio parlare di questo ostacolo emotivo, che è appunto la paura del giudizio degli altri, perché credo e temo che blocchi tantissimi, e a volte ha bloccato anche me. In realtà poi questo argomento cade a fagiolo, perché questa settimana ho fatto un reel su questo cellulare, di cui adesso non voglio parlare, magari ne parleremo più avanti, che è andato virale, e con la viralità sono arrivati anche tantissimi insulti, ma non al contenuto o a quello che dicevo, a me come persona. Insulti incredibili, anche creativi e caratteristici. E riflettevo molto sul fatto che questi commenti spropositati, inutili, a volte possano bloccare una persona dal creare qualcosa solo perché teme di poterli ricevere. Questo tra l'altro è solo un piccolo tassello della paura del giudizio degli altri, perché poi noi abbiamo paura magari delle persone che conosciamo e di non deludere i nostri maestri, i nostri parenti, i nostri amici, la nostra famiglia, le persone a noi care, e poi, come potrebbe accadere in questo caso, le persone che non abbiamo mai visto in vita nostra, che probabilmente mai vedremo, ma che in qualche modo scrivono dei commenti che ci fanno stare male, che ci drenano energia. E allora, per comprendere meglio questo problema, dobbiamo un po' andare alla radice e capire perché abbiamo paura del giudizio degli altri. Allora, innanzitutto partiamo da questo. Noi siamo animali sociali e siamo gli stessi uomini sapiens di 300.000 anni fa. Cioè, questo vuol dire che se tu prendi un Homo sapiens di 300.000 anni fa e lo metti nel mondo odierno, gli fai la barba, magari anche i capelli, alla metta nel mio caso, lui riuscirebbe tranquillamente a interagire con la società, a imparare quello che noi impariamo e a fare ciò che noi facciamo. Non siamo poi tanto diversi da quell'Homo sapiens. Però la verità è che la nostra società si è evoluta a ritmi forsennati. Immagina da 2000 anni fa ad oggi quanto è cambiata, ma senza andare troppo lontano, 100 o 50 anni fa la società com'era diversa. Oggi galoppa a una velocità talmente alta che nessuno di noi riesce più a starci dietro. Con l'intelligenza artificiale poi, men che meno, vedremo i prossimi anni cosa succederà. Però noi, come uomini sapiens, non siamo evoluti poi così tanto e soffriamo degli stessi bias, delle stesse paure ancestrali di cui soffrivano i nostri antenati. Infatti, quando eravamo cacciatori e raccoglitori, noi dovevamo per forza stare all'interno del gruppo, perché separarci dal gruppo equivaleva semplicemente a morire, perché saremmo stati attaccati da una belva feroce o saremmo morti di fame, non avremmo avuto sostentamento, né aiuti, né interazione, né avremmo potuto procreare né espanderci. Perciò tutto quello che dovevamo fare era stare all'interno del gruppo, continuare a mantenere un equilibrio sano per non essere lasciati soli. Oggi però non è esattamente così. Io potenzialmente potrei litigare con tutti i miei amici. Scherzo amici, vi voglio benissimo, non litigheremo mai. Però, per fare un esempio, se io litigassi con tutti i miei amici, domani comunque potrei andare al supermercato a prendere la verdura e la frutta senza problemi. Sarebbe aperto anche per me. Però questa paura comunque rimane. Ed è una paura che, come dicevamo prima, non è che condiziona solo i rapporti tra me e i miei amici, ma anche tra me e i miei familiari, le persone a cui voglio bene, i miei cari, i miei mentori, i miei maestri e anche le persone che non conosco. Soffriamo anche per quei pareri. Quindi, intanto, capendo da dove arriva, possiamo già metterlo in prospettiva e comprendere che questa paura, per quanto sia nostra e sia vera, comunque in qualche modo è naturale e questo dovrebbe già un po' tranquillizzarci. E questo è proprio il primo punto di oggi. Sappi che avere paura è inevitabile. Cioè, prima o poi ti capiterà. E questo serve per normalizzare la cosa, per non sentirti in colpa, per non iniziare con le tue lugubrazioni a dirti che non sei abbastanza perché hai paura del giudizio degli altri. Perché a volte succede questo. Non solo hai paura del giudizio degli altri, ma ti arrabbi con te stesso perché hai paura
di averlo. E quindi entri in un loop infinito, in una spirale discendente che ti porta sempre di più a chiuderti e non fare ciò che vorresti. Quindi innanzitutto, come primo punto, sappi che è inevitabile provarla ed è inevitabile che poi la proverai e che qualcuno, in un qualche momento del tuo percorso, soprattutto se ti esponi, arriverà a dirti la tua e anche in modi non carini. E forse a volte il suo unico obiettivo è quello di affossarti, ma altre volte dice quella cosa e poi se ne dimentica. Ma comunque tu ricordati che è inevitabile provare questa sensazione ed è inevitabile che succeda che prima o poi qualcuno venga a darti la sua opinione in modo critico, in modo aspro, in modo cattivo, senza che tu gliel'abbia chiesto. Sappilo, così almeno lo normalizziamo. Come secondo punto ho messo riconosci le tue emozioni, perché a volte noi siamo troppo distaccati dalla nostra emotività, oppure quello che facciamo è combatterla, cercare di essere positivi a tutti i costi. Invece quello che dovremmo fare è più ascoltare noi stessi, metabolizzare, sentire e accettare il fatto che questa cosa ci ha fatto male. Perché se noi soffriamo per un commento o se noi soffriamo per una critica ricevuta, non siamo deboli, non siamo fragili. Semplicemente abbiamo questa emozione che è giusta, che in qualche modo è parte di noi, fa parte del nostro vissuto, del nostro essere, e quindi va bene che ci sia. Accettarla è il miglior modo per lasciarla andare, senza giudizio, senza sovrastrutture di pensiero, semplicemente essere coscienti che abbiamo questa emozionalità in questo momento e che vivendola passerà. Perché alla fine della vita tutto passa. Terzo punto, questo è importantissimo, andare incontro ai no. Questa cosa è da fare quando siamo bene, ok? Quando siamo presi bene, quando la vita ci sorride, quando tutto gira giusto. Ecco, in quel momento, per fortificarci, sarebbe necessario andare incontro ai no. C'era questo bellissimo libro che si intitola Più forte dei no, scritto da Jia Zhang, non mi vorrà male per questo, che è molto carino e che parla di lui che a un certo punto della sua vita decide di fare un esperimento, cioè esce nel mondo e cerca in modo cosciente più no possibili e fa cose assurde, incredibili, ad esempio va nel prato di uno del vicinato vestito come si vestirebbe un giocatore da baseball con la mazza in mano e gli chiede: ciao, scusami, potrei giocare a baseball nel tuo giardino? Quello lo guarda e gli dice no, e lui grazie e se ne va a casa, ok? La sua missione era ricevere un no al giorno e poi succedono cose incredibili e la sua storia è davvero interessante perché, piccolo spoiler, più no prendi, più ti abitui in qualche modo a diventare più resiliente, a capire che poi di fondo un no è solo un no e non cade il mondo se qualcuno ti dice no. Ad esempio io quando vado a fare 25 sconosciuti, il no è parte dell'esercizio per me, cioè l'esercizio non è solo fare una foto in pochi secondi a una persona che non conosco, facendo in modo che questa si fidi abbastanza di me per poterla guidare, cercare una luce giusta in un ambiente che non posso controllare, non è solo questo. Questo è una parte, ma poi c'è anche la parte della mia educazione costante ai no, perché io voglio imparare sempre di più a gestirli, ad essere capace di rispondere con calma e con coscienza ai no. E questo esercizio per me è fondamentale. Prova anche tu in qualche modo, ad esempio potresti andare domani mattina a chiedere il caffè al bar e una volta che te lo servono gli dici: ma puoi darmelo gratis? Se ti dicono no, hai vinto la tua sfida. Se ti dicono sì, hai un caffè gratis. E poi, vabbè, se vuoi proprio pagarlo, poi digli no, guarda, è semplicemente una sfida, te lo pago il caffè, te lo pago. Quarto punto, crea attorno a te un ambiente di supporto. Io credo che non ci sia niente di più potente al mondo di un ambiente supportivo, di persone che credono in te, credono nel tuo progetto, perché a prescindere dalla paura del giudizio degli altri, nel tuo progetto ci saranno sempre momenti di alti e di bassi. Non ti nascondo che per me spesso ci sono momenti di alti e spesso ci sono momenti di bassi. Condivido con te una confidenza. In questo periodo specifico, per esempio sul canale, sto lavorando tanto per portare nuovi contenuti. E questi nuovi contenuti mi fanno paura perché sono diversi, perché sono più complessi da fare e perché mi mettono in una zona in cui non sono nel mio comfort. Perché ci sono cose che so che sono capace di fare e le posso fare molto bene e altre che non so se sarò in grado di farle. E la paura del fallimento è altissima. E anche qui in parte subentra la paura del giudizio degli altri. Quindi anche io in prima persona ne soffro. Però non c'è niente come un ambiente di persone che in qualche modo ti supporta, ti eleva, che crede in quello che stai facendo. E queste persone ci sono. Possono essere nella tua famiglia, nei tuoi amici, ma anche in un circolo di conoscenze che puoi crearti. Perché il grande plot twist qui è capire che non solo devi cercare persone che ti supportino, ma dovresti cercare persone da supportare, perché ti renderai conto che in qualche modo creerai e attrarrai a te persone che di conseguenza ti supportano. Provare per credere. Quinto punto, chiediti
qual è l'alternativa? Quando sono giù di morale o quando sono bloccato in una situazione, una delle domande più forti e potenti che posso farmi è: ok, ma qual è l'alternativa? Cioè, se io do ascolto a loro, qual è l'alternativa? L'alternativa che smetto? L'alternativa che lascio il mio progetto? L'alternativa che non lo faccio? Ok, ma se non lo faccio, cosa succede? Certo, non sbaglio, ma di conseguenza nemmeno cresco. Certo, sto nella mia zona di comfort, però mi trovo a fare quello che facevo prima. E soprattutto non divento la persona che devo diventare. Alla fine le critiche arrivano e arriveranno sempre. E non ci puoi fare nulla a riguardo. E va bene prendersi del tempo, magari per riflettere o per metabolizzare le proprie emozioni, ma non puoi permettere a nessuno mai di frapporti tra te e la persona che potresti diventare. Tra l'altro poi ti svelo anche una cosa. Spesso le persone scrivono un commento e poi se ne dimenticano. Fanno altro. Noi stiamo molto più tempo a pensare a quello che le persone hanno scritto o detto a noi piuttosto che loro stesse, perché chiunque pensa semplicemente e soprattutto a se stesso. Siamo tutti all'ombra della nostra proiezione egoica che si espande sul mondo e che fa vedere ogni cosa solo e sempre nella nostra prospettiva. È così per me ed è così per te. Quindi spero dal cuore che nessuna critica e nessun giudizio possa bloccare il tuo percorso creativo, perché siamo tutti in un percorso, chi più chi meno, chi ha un punto, chi ha un altro. Stiamo tutti andando verso il nostro futuro e siamo tutti imperfetti. Tutti abbiamo sbagliato e tutti sbaglieremo. Però ti assicuro che più andrai verso la tua grandezza, più ti renderai conto di quanto quella critica in realtà fosse piccola. E io te la auguro di cuore. Ciao.